Dal Vangelo di Matteo. Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica celebriamo la festa dell'Ascensione. Siamo venuti a Castelfrentano, nella Chiesa del Rosario, perché in essa sono contenute tante opere d'arte, fra le quali anche la raffigurazione di tutti i misteri del Rosario. Potete perciò vedere alle mie spalle il tondo che rappresenta Gesù che ascende al cielo. Quando si arriva alla fine di un libro, noi pensiamo che la storia sia terminata. Se abbiamo letto un libro di favole, ci immergiamo nel fascino del vissero tutti felici e contenti. Se abbiamo letto un giallo, all'ultima pagina scopriamo il nome dell'assassino. Nel Vangelo non è così. Abbiamo letto le ultime righe del Vangelo di Matteo, ma con queste ultime righe si completa l'opera di Gesù presente fisicamente nel mondo, ma si apre un'altra opera, inizia un'altra storia, si inizia a scrivere un nuovo libro, se così possiamo esprimerci, la storia della Chiesa, il libro in cui dobbiamo scrivere attraverso le nostre parole, ma soprattutto attraverso la nostra vita, la continuazione della storia della salvezza ai nostri giorni, proprio attraverso di noi. Perché quegli undici che vanno in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato, siamo noi, non sono soltanto gli apostoli, siamo noi la Chiesa di oggi, la Chiesa di questa diocesi, la Chiesa universale. Siamo come gli undici un gruppo ferito, non sono dodici gli apostoli. Giuda ha abbandonato a causa del suo tradimento e anche noi siamo una chiesa ferita a causa delle nostre fragilità, delle nostre mancanze, delle nostre infedeltà. Ma come a loro, così a noi, Gesù affida la missione di continuare ad evangelizzare, di continuare a testimoniarlo presente nel mondo. Che cosa rappresenta la Galilea nella vita degli apostoli? Rappresenta il momento dell'inizio, rappresenta il momento in cui hanno incontrato Gesù, rappresenta il momento in cui sono stati chiamati, per cui non basta semplicemente andare in Galilea, ma occorre salire sul monte. Non è un monte qualunque. Gesù non dice andate su un monte, ma andate sul monte. È il monte sul quale Gesù li ha chiamati. È il monte sul quale Gesù li ha costituiti come comunità. È il monte sul quale Gesù ha pronunciato le beatitudini, le nuove regole per la vita dei cristiani che vogliono essere suoi discepoli. E anche per noi, quindi, è necessario riandare alla nostra Galilea, riandare al momento in cui abbiamo scoperto Gesù, in cui lo abbiamo incontrato, in cui abbiamo capito quanto Lui è importante come rivelatore del volto del Padre e come rivelatore dell'uomo completo, dell'uomo riuscito, dell'uomo pienamente realizzato, dell'uomo felice, dell'uomo santo. Saliamo quindi sul monte della nostra Galilea per recuperare la memoria di quei momenti e riprendere
con maggior coraggio, con maggior forza, con maggiore fedeltà la nostra condizione di discepoli che poi diventano annunciatori e testimoni. Quando salgono sul monte, i discepoli vedono Gesù. Bellissimo questo. Se vogliamo vedere Gesù, dobbiamo salire sul monte, dobbiamo ricreare il fascino di quei momenti, dobbiamo porci di fronte alla parola di Dio, dobbiamo partecipare alla celebrazione dell'Eucarestia, dobbiamo vivere momenti di comunità ecclesiale. E si avvicinò loro. Anche questo è bellissimo, l'idea che gli antichi avevano di Dio, ma anche l'idea che noi abbiamo di Dio, è quella della distanza. Dio è lontanissimo da noi e noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili a un uomo o a una donna per poterci avvicinare a Lui. Invece qui Gesù ci ribadisce che è il Vangelo, scusate, ci ribadisce che è Gesù che si avvicina. Il Tempio di Gerusalemme era l'espressione plastica di questa idea che gli antichi avevano di Dio. Sulla sua spianata potevano andarci tutti. Poi c'era una prima barriera, i pagani non potevano oltrepassarla. Poi c'era una seconda barriera, non solo i giudei entravano dentro, ma alla seconda barriera si dovevano fermare le donne. Poi c'era una terza barriera alla quale si dovevano fermare gli uomini, potevano entrare solo i sacerdoti. Poi c'era una quarta barriera dove si fermavano tutti i sacerdoti eccetto uno, il sommo sacerdote, che poteva entrare nel Santo dei Santi, lì dove, secondo gli antichi ebrei, era la presenza di Dio. Ma una sola volta l'anno, nel giorno del Kippur, e con molta paura, con molto timore, con molta attenzione. Con la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, come lo stesso Matteo ci ha raccontato, il velo del Tempio, quell'ultima barriera, si squarcia e Dio manifesta il suo vero volto, il volto del Padre che manda suo Figlio Gesù per la nostra salvezza. E sul monte, a questa comunità di discepoli ferita e imperfetta, Gesù affida la sua missione. Prima di tutto dice che dà loro ogni potere. E qual è il potere che Gesù dà a questi discepoli? Qual è il potere che dà a me e a ciascuno di voi, cari fratelli e care sorelle? È il potere di dare la vita, è il potere di far vivere nella logica dell'amore. Questo è il potere che il Signore ha esercitato in tutti e tre gli anni della sua vita pubblica, questo è il potere che Egli ci consegna. Non quindi il potere che gli voleva dare il demonio durante le tentazioni, il potere umano, quello del dominio, quello della sopraffazione, quello della competizione, ma il potere dell'amore, il potere del servizio. E dice loro: andate. La Chiesa, dice Papa Francesco, è geneticamente missionaria, nel suo DNA è scritto che deve andare, che deve essere Chiesa in uscita. San Paolo VI diceva che la Chiesa esiste per evangelizzare, non ha altro compito, non ha altro ministero che quello di evangelizzare. Tutte le volte che la Chiesa è chiusa in se stessa, la sua fede ammuffisce, dice Papa Francesco, la sua fede rischia di morire. Invece quando la Chiesa si apre, quando la Chiesa va incontro all'uomo e alla donna di oggi, allora la sua fede si fortifica, allora la sua identità è migliore, allora il suo annuncio e la sua testimonianza sono più credibili. Cosa deve andare a fare la Chiesa? La stessa cosa che dovevano fare gli undici. Fare discepoli tutti gli uomini e tutte le donne fino agli estremi confini della terra.
Il discepolo è colui che impara. Noi dobbiamo sempre imparare dal Signore Gesù. Non dobbiamo mai presumere di essere maestri che possono dettare le regole del gioco, per così dire, le regole della vita ce le deve dettare Gesù. E lui ce ne detta una sola di regola alla fine, come ci stiamo ripetendo più volte nei Vangeli di queste domeniche. Vi do un comandamento nuovo, amatevi come io ho amato voi. Dobbiamo quindi rendere discepoli, imparare, insegnare ad imparare a tutte le persone che incontriamo quest'unico comandamento dell'amore. Ma il discepolo non era soltanto colui che imparava da un maestro, era colui che stava col maestro, colui che viveva col maestro, e quindi noi dobbiamo insegnare a stare con Gesù, a vivere con Gesù. E quanto più questa realtà noi la sperimentiamo nella nostra vita, tanto più saremo credibili. Poi dobbiamo battezzare tutte le genti. Ovviamente non sta chiedendo a ciascuno di noi di prendere un secchio con l'acqua santa e andare in giro a battezzare come fa il sacerdote quando celebra il sacramento del battesimo. Battezzare significa immergere. Immergere e lasciar stare nell'acqua, non immergere e tirar fuori. Allora noi dobbiamo insegnare a tutti ad immergersi in Dio, ad immergersi in Gesù e a restare in Dio, a restare in Gesù, non a fare un mordi e fuggi, non a fare uno spot di cristianesimo, ma una volta scoperto Dio, restare nella sua intimità, una volta scoperto Gesù, restare nel suo cuore. E infine, insegnando a fare le stesse cose che ha insegnato Lui. E quindi dobbiamo parlare, come già vi accennavo, con la nostra bocca, ma soprattutto dobbiamo parlare con la nostra vita. Annunciate le vostre opere belle e attraverso di esse rendete gloria a Dio, dice Gesù sempre nel Vangelo di Matteo. In questo modo saremo la luce del mondo, in questo modo saremo il sale della terra, in questo modo scriveremo il nuovo libro della storia della salvezza che attraverso di noi il Signore Gesù, ai nostri tempi, nei luoghi dove abitiamo, vuole realizzare.